Ciao ragazze e benvenute su Una casa alla volta. Io sono Francesca e oggi vi porterò con me nella mia zona living per un room tour completo di tutta la mia zona living. Vi racconterò come ho bilanciato elementi antichi, elementi vintage con il resto dell'arredamento e cercherò di darvi due o tre trucchetti per così poterlo fare anche voi. E allora iniziamo questo room tour nella mia zona living. Prima di venire a abitare in questo appartamento, io e il Morselli abbiamo abitato in altre due case. La prima, quando ci siamo sposati nel 2006, era un piccolo appartamento in una piccola frazione della nostra città, con il giardino, era veramente piccolissima, era 60 metri quadri, ma era veramente il nostro nido. Però all'epoca l'avevo totalmente arredata con le classiche proposte. E con i classici mobili tutti nuovi, tutti parete attrezzata, quella bassa con sopra i pensili, tutti estremamente nuovi. E devo dire che pian piano nel tempo mi sono resa conto che proprio non rispecchiava ciò che eravamo, non rispecchiava le nostre passioni e non rispecchiava poi alla fine la famiglia che eravamo diventati. Quindi, nonostante poi ci sia stata una crescita e un passaggio da una casa a un'altra per diverse esigenze, quello che per me è maturato tantissimo è proprio il tipo di stile e il tipo di calore e carattere che io volevo dare alla mia casa e lo stile che insomma è stato identificato come appunto questo stile senza tempo e che si può molto personalizzare. Com'era questo appartamento? Era totalmente diverso sia la conformazione, sia le stanze, sia la destinazione d'uso delle stanze e quindi è stato totalmente ristrutturato, è stata gli interni, la progettazione, il design anche di questa boiserie realizzata in cartongesso sono stati tutti totalmente progettati da me. Con estrema passione e estremo amore, il Morselli è stato gentile, mi ha dato completa carta bianca per poter realizzare questa nostra casa e finalmente devo dire che rispecchia il tipo di famiglia che siamo. Non è perfetta, è molto calda, accogliente e porta con sé tutti i dettagli, tutte anche le imperfezioni del legno. La zona living è una delle stanze mie preferite di tutta la casa. Riuscire a progettare queste stanze anche per i miei clienti mi emoziona sempre tanto. E non è raro trovarmi magari con una tisana o sul divano o comunque ancora in studio, immersa nella progettazione di queste stanze, perché devo dire che quando poi mi viene il picco di creatività, non riesco più a fermarmi, quindi spesso e volentieri il Morselli si sveglia nella notte, mi trova, mi allunga una copertina e poi insomma sa che mi deve lasciare in questo momento. Delle volte mi capita, soprattutto quando devo progettare delle zone living. In pochi sanno che la zona living deve rispondere a diverse esigenze. Non è solo un luogo dove guardare la televisione, ma è un luogo dove ricevere gli amici, dove creare delle bellissime, bellissimi momenti e ricordi conviviali, dove magari dover fare anche i compiti con i propri bimbi, oppure riuscire a ricavare piccoli angoli relax, piccoli angoli lettura, angoli studio. Insomma, la zona living è davvero una delle stanze più versatili della casa, alla quale spesso e volentieri in ogni progetto è stata dedicata la maggior metratura dell'appartamento, quindi non sottovalutate ogni angolo, non sottovalutate ogni metro quadro perché potrebbe essere davvero prezioso e potrebbe racchiudere
una piccola zona relax oppure una piccola zona emozionale da poter guardare e che vi fa sentire bene. Ma ora veniamo al vero proprio tour della mia zona living, quindi che abbia inizio il room tour. Vedrete come sono riuscita a bilanciare questi pezzi antichi, questi pezzi vintage che danno tantissimo carattere alla casa e alla zona living, e in che modo poter realizzare, in che modo poter bilanciare anche voi un pezzo vintage con il resto del vostro arredamento. Siete pronte? Cominciamo e benvenute a casa mia! Appena si entra nel mio grande open space, si inizia a vedere sia una parte della cucina che una parte della zona living. Là in fondo trovate ancora il cartello di buon compleanno, perché ieri era il compleanno del Morselli. Entrando quindi nella mia zona living, c'è questa zona tutta dedicata all'intrattenimento, alle cene e agli amici, e c'è anche Giorgetti. Ciao Giorgio! E la fa da padrona questo tavolo del 1600 che era di mio suocero, al quale ho abbinato per ora queste sedie sempre antiche che ho fatto risistemare, rifoderare con delle fodere diverse tra loro, ma comunque sulla medesima color palette. Un altro elemento che vi piace sempre e che su Instagram mi chiedete sempre dove io l'abbia acquistato è questa porta vasi, sicuramente da esterno. Io ho deciso di riportarlo in casa perché, come vi ho detto, dà tantissimo carattere il poter portare qualcosa che solitamente viene utilizzato all'esterno all'interno. Quindi è un consiglio che secondo me è facile da applicare, che potete utilizzare anche voi. Una zona di cui vi avevo anticipato prima, molto emozionale, è questa caratterizzata da delle foto, vedete, delle foto in cui avevo il pancione di Annalena. Aspettate che non so se si riesce a mettere a fuoco meglio. Ecco, ci sono io con il Morselli, il pancione di Annalena, la nascita di Annalena. Sì, Annalena era una bimba molto molto cicciottella, molto grande, e un piccolo vento con il mio pancione. Quindi, quando vi dicevo di realizzare delle zone emozionali, vi parlavo proprio di questo. Oltre che di avere delle zone verdi, io per esempio qui ho messo la mia ficus lirata, che sta benissimo, vedo che ama questa zona e si trova veramente molto bene. Il vaso qui sotto l'ho acquistato da ASOS, mentre il portavaso l'ho acquistato da ASOS, mentre questo, che è il vero e proprio vaso, l'ho acquistato da Hobby. Consiglio numero 2, quindi: portare sempre del verde all'interno delle vostre case, posizionandolo in diverse zone, alle volte da terra, come in questo caso, magari con un piccolo rialzo, scusate, e alle volte invece più in alto, come in questo secondo caso, quindi sopra una mensola oppure sopra ad un mobile.
Proseguendo, qui abbiamo un'altra Kenzia, una Kenzia all'interno di un vaso alto preso da Obi. Quindi questo qui è un vaso alto preso da Obi. Il mobile che avevo acquistato a quel mercatino ad Arezzo, vi ricordate, c'è anche il video dedicato a questa avventura. E poi ancora un altro mobile, questo qui, un altro mobile, un baule antico che nella mia sala fa da tavolino. Il protagonista della zona living senza dubbio è questa boiserie che ho disegnato personalmente per questa stanza e che poi ho fatto realizzare da un bravissimo cartongessista della mia zona e che poi sono andata a valorizzare con tutto un design dedicato alle mensole. Se ci spostiamo, andiamo un pochino più in là, mi vedete qui, ciao ragazze! C'è un altro mobile, questo era di mia nonna, l'ho tutto carteggiato e ripreso, risistemato, dipinto di bianco. Credo che abbia una linea molto elegante, molto 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 elegante, e poi all'interno ci sono degli elementi oro e c'è tutto il servizio del matrimonio, come si suol dire, il servizio buono. Al di sopra di essa c'è un'antica, una radio antica, sempre trovata ai mercatini, il mio diploma, le mie lauree e così via. In questa zona, per meglio definire la zona divano, ho acquistato una console IKEA, che è questa qua. L'ho valorizzata con dei cesti che richiamassero un po' la mood board dedicata al mio appartamento e dedicata allo stile che voglio dare alla mia casa. Due lampade, veramente hanno tantissimi anni, sempre di IKEA, un vaso IKEA, all'interno c'è un eucalipto essiccato, vero, quindi è diventato così dopo essere diventato secco, e secondo me è molto molto carino. Tips numero 3, andate ad acquistare dei rami di eucalipto non appena sarà possibile dal vostro vivaio o dal fioraio di vostra fiducia. Poi lasciatelo pure con dell'acqua per qualche giorno, fino a quando lui non terminerà proprio di aver bevuto tutta l'acqua, per poi essiccarsi e rimanere intatto in tutta la sua bellezza. Bene ragazze, io spero che questo room tour vi sia piaciuto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi pure un like, lasciatemi nei commenti tutte le vostre domande e tutte le vostre esperienze in merito all'arredamento di una zona living, quali sensazioni vi fa provare la vostra zona living, che cosa vorreste migliorare. Cercherò come sempre di rispondere a tutte. Se questo video vi è piaciuto, quindi lasciate un like. Se siete nuove, benvenute su questo canale, è un canale nuovissimo, nato in quarantena, e se vi va potete iscrivervi per non perdere tutti i prossimi video. Noi ci vediamo quindi a prestissimo per un nuovo video tutto dedicato alla casa e all'arredamento. Ciao!